Buongiorno a tutti. Io sono Gianni Pietraperzia, sono un ricercatore dell'Ateneo di Firenze, sono un chimico in particolare. E spetta a me l'onore e il piacere di darvi il benvenuto, di fare gli onori di casa. In primis il benvenuto da parte del rettore dell'Ateneo di Firenze, il professor Alberto Tesi, e poi dal comitato organizzatore di questi eventi, il cui presidente è il professor Carlo Sorrentino. Ovviamente per quello che conta e nel mio piccolo vi do anch'io il mio benvenuto. E incontri con la città, siamo arrivati alla seconda edizione. E come nasce l'idea di questa iniziativa? L'iniziativa nasce dall'idea che si voleva far sentire l'istituzione dell'Università di Firenze, una delle istituzioni più importanti della città di Firenze, non troppo distante dalla cittadinanza e farvi vedere quello che nei vari settori del sapere che ci sono nell'Ateneo Fiorentino, quello che facciamo quotidianamente come attività di studio, nei nostri studi e nei nostri laboratori. E oggi la relatrice è la professoressa Maria Cristina Grisolia, che è docente di diritto costituzionale generale. Va bene? E nel tempo ha collaborato con la Commissione regionale per le pari opportunità e proprio sulle pari opportunità questo è stato un grosso argomento di studio nel suo campo che è il diritto costituzionale. Dal 2009 è membro del Collegio di Garanzia Statutaria della Toscana e nel 2013 è stata nominata membro della Commissione per le riforme costituzionali istituite dal governo Letta. Bene, oggi appunto ci parlerà del riequilibrio tra i due sessi nella rappresentanza politica, quindi andrà a esaminare un settore abbastanza specifico del problema cosiddetto delle pari opportunità, che sarebbe molto troppo vasto da trattare in un incontro, avendo implicazioni di natura culturale, di natura sociale, di natura economica. Comunque non voglio svelare troppo di quello che vi dirà lei, sicuramente in maniera più incisiva di quello che potrei fare io. E vi volevo dire una cosa importante, ora molte facce le vedo, sono abitué di questi incontri, ma sicuramente ci sarà qualcuno nuovo. A fine della relazione ci sarà modo di porre domande, di porre quesiti direttamente alla professoressa e lo potete fare essenzialmente in due modi. Io girerò microfono alla mano tra il pubblico, a vedere, quindi magari alzate la mano, io capisco e vengo da voi. Oppure, se volete, anche mentre la professoressa sta esponendo la sua relazione, potete mandare un SMS. Io ho un cellulare di servizio in tasca, silenziato, quindi non si disturba. E potete mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al seguente numero, è scritto anche nei cartelli, che è il 347 580 4905. Prima di dare la parola alla professoressa, vi devo fare anche un'altra comunicazione. Nell'ambito della quarta edizione dell'iniziativa Il Tempio delle Muse, oggi pomeriggio vabbè, qui è sbagliato l'orario, alle 4:30, se non ricordo male. Si terrà qui in Aula Magna un concerto, un duo pianistico, Petrelli Piccolomini, che eseguirà un programma di danze europee nel Salotto Romantico. Quindi ci saranno musiche di Schubert, di Brahms, di Grieg e di Dvořák. Credo sia interessante, ci sono ancora posti liberi, è libero accesso oggi pomeriggio alle 4:30. Va bene? Credo di non aver dimenticato niente, lascio la parola alla professoressa Grisolia. Grazie. Devo aprire il microfono. Sì, è aperto, sì. Ecco, prima di iniziare questo mio intervento, lasciatemi naturalmente ringraziare l'Università di Firenze che mi ha invitato a questo incontro, il rettore che vedo qui presente, i prorettori, i colleghi che sono venuti che sono intervenuti, naturalmente voi tutti che partecipate, credo, volentieri, con entusiasmo a queste importanti iniziative. Il tema di oggi è un tema abbastanza complicato, l'equilibrio tra i due sessi.
nella rappresentanza politica. Devo dire che quando mi hanno chiesto di intervenire per spiegare a voi questa problematica, devo dire che mi sono un po' preoccupata per la difficoltà di trasferire con un linguaggio che fosse il più possibile comprensibile concetti che sono concetti tecnici. Preparando questo incontro, un giornalista di un giornale della Coop, facendo un'intervista, mi ha detto: professoressa, ma lei come farà a tradurre in termini accattivanti, ha usato proprio questo termine, accattivanti, e concetti così complicati, così tecnici? Io devo dire, non so se riuscirò a essere accattivante, però cercherò, come dire, di essere il più semplice possibile. Dunque, la questione è quella del riequilibrio fra i due sessi nella rappresentanza politica, un tema credo a tutti noto, anche se non a tutti compreso in quelle che sono le molte implicazioni che lo riguardano, perché è un tema che tocca profili di carattere culturale, sociale, economico, oltre naturalmente a profili giuridici che sono tutti molto complessi fra di loro e che naturalmente non posso neppure sfiorare in questa sede. Semplificando molto le cose, semplificandole molto, affronterò la questione soltanto sotto l'aspetto del rapporto tra profili che attengono al riequilibrio dei due sessi e Costituzione, che poi il profilo naturalmente che mi riguarda come da un punto di vista professionale. Cioè cercherò di spiegarvi e di spiegare se i problemi, le questioni che attengono al riequilibrio dei due sessi nella rappresentanza politica si possano porre in contrasto con la nostra Costituzione e se questo contrasto non c'è, come possono essere risolti senza ledere altri principi costituzionali e quindi passerò ad analizzare dove e quando i provvedimenti che tendono al riequilibrio dei sessi sono stati applicati nelle leggi elettorali italiane e infine quello che è il destino che aspetta questi provvedimenti. Come vedete, problemi tutti abbastanza complessi, ma cercherò di semplificare al massimo. Prima però di affrontare tutte le questioni, le singole questioni che vi assicuro affronterò brevemente, dobbiamo chiarirci quella che è la questione preliminare e di fondo, che, come dire, anticipa tutte le altre. Cioè dobbiamo chiederci se le questioni che attengono all'equilibrio dei sessi nella rappresentanza politica sono questioni che, come dire, si riportano, diciamo così, alla voglia delle donne di occupare posti che prima gli erano preclusi, o se invece la questione è più complessa e attiene invece al ruolo che oggi le donne ricoprono nella società, ma attiene soprattutto alla qualità della nostra rappresentanza e quindi della nostra democrazia. Sicuramente, come dire, più ricca e dialettica se aperta al contributo di soggetti, gli uomini e le donne, che naturalmente affrontano le questioni come, diciamo, portatori di esigenze, di punti di vista e, come ha detto ieri benissimo il Capo dello Stato, di sensibilità diverse. E quindi un problema che riguarda le donne, ma che non interessa solo le donne, ma che riguarda e interessa la qualità della nostra democrazia. Naturalmente, come dire, la domanda che vi ho posto è o dovrebbe essere una domanda retorica, perché credo che nessuno
di noi, in una società come si dice oggi globale, metta in dubbio quella che è la posizione che oggi occupano le donne dopo aver abbandonato quello che è stato il vecchio retaggio culturale che aveva, come dire, relegato la donna nello stesso ambito della famiglia, ponendola in una posizione del tutto subordinata. Oggi credo che nessuno metta in dubbio questa nuova nuovo ruolo che si deve riconoscere alle donne. E tuttavia, nonostante credo, spero, come dire, la condivisa condizione che caratterizza poi quello che sarà tutto il discorso che faremo dopo, a guardare bene le cose, a guardare nel giardino di casa nostra, come si dice, la situazione è, insomma, è tutto questo profilo abbastanza preoccupante, sempre sotto il profilo che io affronto, quello legato appunto alla rappresentanza politica. Perché, ecco, se guardiamo i numeri ci accorgiamo che l'Italia, come dire, si è lentamente adattata a questa nuova realtà, ma soprattutto, come dire, presenta ancora, sempre in riferimento ai numeri, uno scarto notevole fra quelli che sono invece i paesi che potremo definire a democrazia più matura. E allora, guardate, dei dati per chiarire questa affermazione, che non è naturalmente un'affermazione solo soggettiva. A guardare le elezioni del Parlamento europeo del 2014, quindi recentissime, voi sapete che i rappresentanti del Parlamento europeo sono eletti in base alle leggi elettorali nazionali, non esiste una legge elettorale per tutti, ma ogni Stato manda i propri rappresentanti attraverso una propria legge elettorale. Nelle elezioni del Parlamento europeo del 2014, su un totale di 73 seggi, che erano gli seggi spettanti all'Italia, 29 sono andati ai deputati donna, facendo crescere, devo dire, la nostra percentuale a circa il 40%, che è un dato che potremmo definire anche soddisfacente. E che tuttavia, come dire, viene molto ridimensionato se si confronta, come dicevo, con dati di altri paesi come la Finlandia e la Svezia, dove per esempio la percentuale è addirittura del 54 e del 55%, cioè le donne superano gli uomini, l'Austria con una percentuale del 44%, la Francia che raggiunge il 42% e la Spagna e il Regno Unito che arrivano al 41%. Un risultato che deve essere ancora ridimensionato, ancor più ridimensionato, se si tiene conto, vedete, che a differenza dell'Italia, della Spagna e della Francia, dove le leggi elettorali prevedono provvedimenti di pari opportunità, diciamo così, gli altri Stati raggiungono queste percentuali senza bisogno di nessun obbligo o intervento normativo, cioè tutto è lasciato alla spontanea azione soprattutto dei partiti politici che naturalmente presentano e filtrano le proprie candidature. Un risultato, ripeto, che ancor più va ridimensionato, non voglio essere riduttiva, se si tiene conto che l'Italia l'ha raggiunto con molta lentezza, con molta lentezza. Se noi andiamo a ritroso, nel 2009 le italiane elette furono 18 e già c'era la legge sulle pari opportunità. Nel 2004, 14, nel 99 erano 11, con una percentuale che non arrivava quindi al 10% e che ripeteva in modo pressoché costante le percentuali delle altre legislature. 13 le donne nel 94, 12 nell'89, 10 nel 79. Quindi lenta e non molto poi soddisfacente il risultato ottenuto, seppur un risultato che
insomma, che si fa notare in qualche modo. E allora può nascere di fronte a questi numeri, nasce il dubbio, che poi tanto dubbio non è, che il problema delle pari opportunità nel delicato settore della politica sia solo in parte un problema giuridico, ma sia soprattutto un problema di tipo culturale, che impedisce naturalmente che si possa trasformare in tempi rapidi il nostro sistema verso una democrazia effettivamente paritaria. Quindi un dubbio che vi così mi insinuo, ecco, nella trattazione di questi temi. Il problema non è solo giuridico, è un problema soprattutto culturale. La questione, come sappiamo, è una questione che ruota intorno a quelle che si definiscono le quote rosa, cioè alla introduzione nei meccanismi elettorali di quote riservate, state attenti, non alle donne, ma al sesso meno rappresentato, che oggi sono evidentemente le donne. Il termine quote rosa, devo dire, è un termine usato solo in Italia, che è un termine un po' riduttivo, se vogliamo, no? Perché appunto negli altri stati non si parla di quote rosa, si parla di quote di genere, come è più giusto che sia. Per chiarirci meglio la questione, vi dirò che i meccanismi così delle quote rientrano nella famiglia delle cosiddette azioni positive, cioè di interventi che sono stati decisi per, come dire, in qualche modo migliorare a situazioni che vedono alcuni individui in una posizione, diciamo così, svantaggiata. Le azioni positive nascono negli anni 60 negli Stati Uniti di America, a favore appunto degli individui di colore, per facilitare la loro introduzione nei vari settori della società. Poi furono estese alle discriminazioni per motivi religiosi, quindi applicate alle donne nel mondo del lavoro, e come tali trasmigrarono in Europa, dove l'Unione Europea, devo dire, ne fece uno dei punti delle sue politiche e come tali appunto le impose agli Stati membri che cominciarono ad adottare dei meccanismi di discriminazione, perché sono veri e propri meccanismi di discriminazione, nei confronti appunto nel mondo del lavoro. E poi negli anni 90 sono stati introdotti anche nel più delicato e più complesso settore della rappresentanza politica. Naturalmente, così come sono concepite azioni discriminatorie a favore di alcuni soggetti, le azioni positive non piacciono a nessuno. Ed è logico che sia così. Non piacciono naturalmente a coloro che sono forzatamente sacrificati dall'applicazione di queste azioni, non piacciono neppure a coloro che ne sono i diretti destinatari, nel nostro caso le donne, gli uomini di colore. Perché? Perché evidentemente accentuano, mettono in una situazione, diciamo tra virgolette, imbarazzante, perché accentuano una situazione di sfavore che in qualche modo assume un effetto dirompente nella società, perché appunto impone dei sacrifici ad altri soggetti. Nessuna questione, vedete, si è mai posta in riferimento a azioni positive che non riguardassero la politica. Nella nostra Costituzione, che come sappiamo garantisce, secondo quella che è la tradizione dello Stato liberale, in modo direi
fermo ed assoluto quello che è il principio di uguaglianza di tutti i soggetti di fronte alla legge. Il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali. È un principio che va contro le discriminazioni sulla base del sesso. E però, appunto, nessun problema si è mai posto, perché il nostro Costituente, ben conscio della insufficienza di un principio di uguaglianza, come si dice, in senso meramente formale, aveva aggiunto una eccezione a questa regola, che poi è stata l'eccezione che ha permesso lo sviluppo dello Stato sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Cioè l'eccezione al principio dell'uguaglianza formale, e quindi un'eccezione che naturalmente legittima azioni discriminatorie che tendono a, come dire, raggiungere quella che è l'uguaglianza sostanziale. Il problema però si pone in termini un pochino più seri e meno facili se le azioni discriminatorie entrano nel mondo della politica e nel mondo della rappresentanza e quindi della democrazia. Perché lì ci sono varie questioni da risolvere. Il se, la domanda che avevamo fatto all'inizio, se le pari opportunità in materia politica sono conformi a Costituzione. E infatti il problema è qui, e non è così piano, perché esistono nella nostra Costituzione principi che sembrerebbero contraddire la legittimità di questi provvedimenti. L'articolo 48, che garantisce il diritto all'elettorato attivo e passivo a tutti i soggetti. L'articolo 49, che tutela la libertà dei partiti, ma soprattutto fa di ostacolo all'introduzione di questi meccanismi quella che è la stessa concezione della rappresentanza politica, la concezione tradizionale della rappresentanza, che è unitaria per definizione, non ammette la frantumazione in interessi particolari. L'articolo 67 della nostra Costituzione, come sappiamo, un articolo che è stato sempre confermato, anche se insomma in parte ormai superato nella sua assolutezza originaria, dice che tutti i nostri rappresentanti sono svincolati dal mandato imperativo, proprio perché la rappresentanza non è una rappresentanza di interessi particolari, ma è una rappresentanza di carattere generale e unitario. E allora si diceva e si è detto per molto tempo, stiamo attenti, nel mondo della rappresentanza e della politica non si può introdurre meccanismi che rompono questa unitarietà. Tant'è, vedete, che quell'eccezione che il nostro Costituente aveva inserito al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione non valeva per quanto riguarda la rappresentanza politica, perché esiste una norma nella nostra Costituzione, l'articolo 51 della nostra Costituzione, che pone l'eccezione all'eccezione, e cioè dice: tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. In condizioni di uguaglianza, non si può fare differenziazione nel mondo, appunto, della rappresentanza politica. E tuttavia, vedete, il problema per le donne non è proprio così, è solo apparentemente così, perché le donne non sono una minoranza nella società, lo sono la metà
della popolazione italiana, e quindi il problema non è un problema di rappresentare interessi frazionati, ma appunto di permettere a tutti i soggetti che sono portatori non di interessi ma di punti di vista diversi di partecipare e di arricchire la nostra democrazia. E tuttavia, nonostante questa ovvia eccezione, che tanto ovvia poi non è stata per molti tempo, i nostri costituenti nel 1948 evidentemente non avevano ben presente il problema, tant'è vero che appunto si, come dire, arroccarono in questa concezione così formale della rappresentanza. E benché attentissimi, lo sappiamo, a garantire l'uguaglianza dei sessi nell'ambito privato, la famiglia, il lavoro e quindi l'uguaglianza dei diritti di uomini e donne, quando toccarono il più delicato così mondo della, diciamo, pubblico e non privato, e in questo furono assai più prudenti, possiamo dire assai più distratti, anche se, lo sappiamo, i nostri costituenti sono stati autorevoli e saggi e hanno fatto una Costituzione che ancora oggi è sicuramente fra le migliori. Furono distratti, devo dire. E, come dire, un po' culturalmente, non dico arretrati perché sarebbe un termine sbagliato, ma in linea, diciamo così, con la cultura del tempo. Sono notissime il dibattito. Ci fu un dibattito che occupò un sacco di giorni all'Assemblea Costituente relativo alla missione delle donne nella magistratura. Al momento dell'Assemblea Costituente c'era una legge del 19, mi pare, che vietava alle donne l'accesso alla magistratura. E allora si pose il problema, durante il dibattito sull'organizzazione della magistratura, di togliere esplicitamente questo divieto, che peraltro era solo per legge. E ci fu una discussione che durò giorni, perché molti intervennero in quel dibattito dicendo che la donna non era adatta a svolgere un ruolo giudicante così complicato. E anzi si disse che la donna in alcuni giorni del mese non garantiva quell'obiettività e quella, come dire, e quell'imparzialità che erano necessari per giudicare, per svolgere un ruolo così delicato. E la questione fu rimandata. Non fu, come dire, affrontata, fu rimandata. Ci volle una sentenza della Corte Costituzionale e poi una legge dello Stato nel 63 che introdusse e permise finalmente alle donne di entrare nella magistratura. Bene, è con alle spalle queste questioni, diciamo, non risolte, non pienamente risolte, che le quote rosa, le quote di genere, entrano in Italia all'inizio degli anni 90. Entrano in Italia in occasione di cosa? In occasione del referendum sulla legge elettorale, che aveva espresso un'indicazione così precisa contro il sistema proporzionale che era allora adottato in Italia e che portò, come sappiamo, alla modifica delle leggi elettorali nazionali, ma anche delle leggi elettorali locali per elezioni dei consigli provinciali, comunali e regionali. E in quell'occasione furono introdotte appunto le prime azioni di pari opportunità, diverse tra il livello locale e quello nazionale, perché per le leggi locali ci si limitava a stabilire che nessuno dei due sessi, nelle leggi elettorali, nessuno dei due sessi potesse raggiungere una percentuale superiore a 2/3.
quindi si formava una quota di riserva per il sesso meno rappresentato, mentre le azioni, diciamo così, a livello nazionale era un po' più forte, perché stabiliva che nella formazione delle candidature si dovesse provvedere a indicare i vari candidati in ordine alternato uomo-donna, e questa previsione, unita con il fatto che le liste erano bloccate, le liste naturalmente per la parte proporzionale erano bloccate, come dire, favoriva in modo più netto il sesso meno rappresentato. La questione, appunto, con tutti quel bagaglio di dubbi che si portava dietro, fu naturalmente subito portata alla Corte Costituzionale, la quale decise con una pronuncia che, sulla base delle allora disposizioni costituzionali, fu una pronuncia molto criticata, ma devo dire poco contestabile, perché la Corte disse: non vi è dubbio che il problema esista. In Italia c'è una sottorappresentanza delle donne, ma non si può risolvere sulla base dei nostri principi costituzionali. Perché la Costituzione, come ho cercato di spiegarvi prima, impedisce, così come come era in quel momento, impedisce che il problema si risolva nell'ambito della rappresentanza politica. E quindi con una sola sentenza abolì tutti i provvedimenti che erano stati elaborati fino a quel momento. E concluse la Corte la sua sentenza dicendo: il compito, come è e come dovrebbe essere, non è dello Stato, ma dei partiti, della società, che devono, come dire, risolvere la questione a monte. Devono risolvere la questione a monte, come succede in tutti i paesi, come vi ho detto prima, in cui abbiamo percentuali elevate di partecipazione delle donne senza bisogno di leggi sulle pari opportunità. E come si risolve il problema? Si risolve da sé, appunto attraverso l'azione della società e dei partiti in particolare, naturalmente. Quindi, a trarre le conclusioni, il problema c'è ma non lo possiamo risolvere, disse la Corte Costituzionale in quella pronuncia. Quindi la strada che si apriva, siamo nel 1995, quando le leggi elettorali furono dichiarate tutte incostituzionali sotto questo profilo, la strada quindi che si apriva era una strada, diciamo, che presentava due sentieri. Uno era quello di affidare il problema ai partiti, con le lentezze, le vischiosità che naturalmente erano ovvie in quel momento, date le percentuali. L'altra era quella di modificare la Costituzione. E quella fu la strada che venne abbracciata in Italia. Una strada che può sembrare sorprendente, no? Il problema così ancora arretrato, che viene risolto da parte del legislatore costituzionale, che sappiamo si muove con così lentezza e con quanta problematicità. E invece il legislatore costituzionale, devo dire, spinto molto da una serie di avvenimenti circostanti, in Francia c'era stata la stessa vicenda ed era già stata fatta una riforma costituzionale che aveva permesso l'introduzione, la Francia è stata uno dei primi stati a introdurre le quote di genere, c'era stata nel 2000 l'approvazione, poco prima l'approvazione della Carta dei diritti dell'Unione Europea, dove appunto si proclamavano il principio dell'uguaglianza dei due sessi in tutti i campi, dove si legittimavano espressamente azioni discriminatorie nell'ambito della politica. Quindi, voglio dire, c'era dietro, intorno, diciamo, se non dietro, tutta una serie di elementi che favorivano questo intervento e questa decisione, ma comunque, dicevo, il legislatore costituzionale intervenne con ben tre leggi. Una, le prime due riguardavano, diciamo così, il principio a livello locale. In quegli anni c'è stata la cosiddetta riforma del titolo quinto della nostra Costituzione, che ha, come sapete, modificato i meccanismi organizzativi degli enti locali. Bene, nell'ambito di questa riforma veniva introdotta una norma ben precisa, che diceva che le leggi regionali rimuovono
rimuovono, quindi vi era l'impegno proclamato dalla Costituzione, rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Come vedete, si introduceva l'eccezione all'eccezione, cioè si stabiliva che ci dovesse essere, a quella uguaglianza formale che aveva proclamato il Costituente del 48, l'eccezione espressa. Due anni dopo interveniva una legge, un'altra legge, che introduceva, che modificava addirittura l'articolo 51 della Costituzione, che abbiamo letto, è così perentorio, E a quella, la prima affermazione che garantiva l'uguaglianza formale, si aggiungeva un periodo che diceva: a tal fine la Repubblica, ripeto, vi rileggo tutta la norma, è più chiaro, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, questa era la prima parte, a tal fine, si aggiungeva, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. A tal fine la Repubblica promuove azioni che possano raggiungere la parità nel mondo della politica. Quindi era una forma di, come dire, di assoluta legittimazione, sia a livello locale sia a livello nazionale, di meccanismi di parità nel nostro sistema e nella nostra ordinamento costituzionale. E come dire, il legislatore si dovette muovere, allora dovette rivedere la situazione, e c'è molta, e devo dire con una qualche scarto, con una qualche differenza significativa tra quello che era il legislatore locale, che si è subito dimostrato più sensibile, già lo era, devo dire, più sensibile nei confronti di questi temi rispetto a quello che è il legislatore nazionale, che naturalmente ha più responsabilità e quindi, come dire, è più prudente. Perché le leggi elettorali che si susseguirono subito dopo, cercarono immediatamente di risolvere il problema, introducendo meccanismi che potessero in qualche modo raggiungere in breve termine risultati più soddisfacenti. Quindi si risolveva, ormai era ormai risolto in modo assolutamente inequivoco il problema del se i meccanismi di pari opportunità possono essere conformi a Costituzione, rimaneva però da risolvere come questi meccanismi potevano essere introdotti, senza ledere principi e valori costituzionali che, come succede spesso, si possono trovare in una situazione di confliggenza. Principi come appunto il diritto all'elettorato attivo, il diritto all'elettorato passivo, la libertà dei partiti. E allora la nostra Costituzione, la Corte Costituzionale cercò, come è il suo compito del resto, di guidare il legislatore in questo compito. E ha stabilito alcune condizioni ferme che rendono non solo legittime ma praticabili questi meccanismi di pari opportunità. Il primo requisito fondamentale, che quindi guida le scelte in questo campo, è che nessun meccanismo di pari opportunità possa garantire il risultato finale, cioè devono essere tutti meccanismi che attengono alla formazione delle candidature, ma che non possono riguardare i requisiti di candidabilità e tantomeno di eleggibilità. Quindi devono essere tutti provvedimenti
prodomici è al voto, è alla scelta finale, non possono dare risultati ma rimuovere gli ostacoli, questa è la prima fondamentale condizione. L'altra condizione è che naturalmente siano provvedimenti di neutri, cioè non siano rivolti a un determinato sesso, uomo o donna, ma in modo neutro al genere meno rappresentato, che oggi è la donna, ma che domani potrebbe essere anche l'uomo. E nell'ambito, diciamo così, di questi requisiti ha poi legittimato tutta una serie di provvedimenti che vanno da quella che è la condizione, diciamo, più semplice, quella di stabilire, come succede in alcune leggi elettorali locali, che ci debbano essere nella formazione della candidatura sia uomini che donne, che è poi l'azione più debole evidentemente, ovvero azioni più forti come quelle che riservano una quota per il sesso meno rappresentato, fino ad arrivare all'azione fino ad oggi più forte in questo senso, che è quella che è stata introdotta per la prima volta dalla Regione Campana, che è quella di introdurre quella che è la preferenza di genere, cioè la possibilità di offrire all'elettore più di una preferenza, con la condizione però che la seconda preferenza debba essere diretta a un candidato di segno diverso, di sesso diverso, rispetto alla prima preferenza espressa, che è una, come dire, un'azione, direi fortina, molto vicina a garantire il risultato finale, molto vicina a garantire il risultato finale, ma che la Corte, guardate, ha giustificato, perché naturalmente la questione è subito giunta alla Corte Costituzionale, e la Corte ha detto che era più che legittima anche questo tipo di azione, perché, dice la Corte, da un lato la seconda preferenza offre un'opzione in più all'elettore, normalmente l'elettore ha una sola preferenza, quindi è un'opzione, diciamo, aggiuntiva. Dall'altro, il fatto che naturalmente la seconda preferenza deve essere diversa rispetto alla prima costituisce in qualche modo un meccanismo che si riequilibra, diciamo, internamente, senza favorire nessuno dei due sessi in particolare. Quindi la Corte ha ritenuto, dicevo, legittima anche questo tipo di azione che sembrerebbe appunto più forte. Ecco, sulla base di queste condizioni, dicevo, si sono mossi i legislatori locali e il legislatore nazionale. Il legislatore locale, come vedete già da quello che ho detto, in qualche modo così ha introdotto meccanismi diversi, appunto riserva alle donne, richiamo alla rappresentanza di genere, muovendosi in modo diverso a seconda delle regioni. Per quanto riguarda, vi dico, la Toscana, che è poi la regione che qui ci interessa particolarmente, devo dire che la Toscana aveva introdotto nel 2004 nella sua legge elettorale un sistema che si limitava a riservare una quota al sesso meno rappresentato. In realtà la legge attuale, che ha modificato la legge elettorale, la legge che è stata approvata di recente, una legge molto discussa che è arrivata anche al Collegio di Garanzia Statutaria perché appunto si è molto messo in dubbio la sua legittimità statutaria e costituzionale. Dicevo, sotto questo profilo la legge della Toscana si è mossa in modo direi molto apprezzabile, perché appunto introduce per quanto riguarda la formazione delle candidature la necessità che i vari candidati, le varie liste siano formate in modo alternato, e introduce anche la preferenza di genere. Quindi, come dire, la Toscana si allinea fra le regioni diciamo più evolute sotto il profilo di questi meccanismi.
elettorali. Qual è stato il rendimento di queste leggi? Il rendimento delle leggi che introducono meccanismi di parità è un rendimento che non è soltanto legato alle norme, alle discipline, ma alle sanzioni previste. Perché una cosa, come succede per esempio in alcune regioni, è stabilire una disciplina che garantisce la pari opportunità e mettere come sanzione una sanzione pecuniaria, che tutto sommato, come dire, può essere valutata per quel che vale, forse merita di più pagare qualcosa, ma essere più liberi, ovvero meccanismi, regioni dove i meccanismi sono più forti, la sanzione è più forte, è quella appunto dell'annullamento della lista che non rispetta questi requisiti, il che naturalmente garantisce, non può che garantire maggiore effettività, tant'è che nelle ultime elezioni regionali, per esempio la Campania, che ho detto è fra le regioni che hanno introdotto meccanismi più forti, ecco, in Campania si è passati immediatamente da due sole rappresentanti, quali erano quelle precedenti, fino addirittura a 14, quindi l'effettività è risultata molto molto forte, mentre ad esempio una regione dove i meccanismi sono più deboli, c'è solo una sanzione pecuniaria, la Calabria, ecco, in Calabria nessuna donna è stata eletta nelle ultime elezioni regionali. Le cose sono andate molto diversamente per quanto riguarda invece il legislatore nazionale, perché il legislatore nazionale si è dimostrato molto più resistente, molto più prudente del legislatore locale. La legge sull'elezione del Parlamento europeo, quella che citavo all'inizio, che è la legge del 2004, la numero 90 del 2004, introduce la quota di genere, accompagnandola peraltro soltanto da una sanzione di tipo pecuniario. Tant'è che abbiamo visto così la legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo è stata una legge che ha ingranato, se vogliamo usare questo termine, con molta lentezza, e i risultati sono stati appunto più lenti, perché anche la sanzione non era così forte. La legge elettorale che seguì questa riforma, la discussissima legge del 2005, il cosiddetto Porcellum, non prevedeva nessuna azione in questo senso. Non prevede nessuna azione in questo senso. Quindi una distrazione da parte del legislatore nazionale, no, una voluta omissione da parte del legislatore nazionale, perché durante il dibattito che accompagnò l'approvazione di questa legge venne presentata dall'allora ministro per le pari opportunità un emendamento che tendeva a introdurre queste azioni di parità, e l'emendamento venne bocciato con un voto bipartisan, come si dice, cioè un voto che raccolse, diciamo così, il consenso di tutte le forze politiche, E devo dire, i quali dissero che il problema poteva essere risolto a parte, che ora c'era bisogno di approvare la legge elettorale, quindi il problema doveva essere risolto a parte. Devo dire che il ministro per le pari opportunità presentò a parte appunto un progetto che doveva completare la legge elettorale, poi ci fu la fine anticipata della legislatura e non se ne fece di nulla. Quindi l'attuale legge elettorale, la nostra attuale legge elettorale, non ha meccanismi di pari opportunità. Naturalmente, come dire, è una situazione che non poteva reggere. Tant'è vero che la riforma elettorale attualmente in discussione si fa carico di questo problema e, come dire, introduce una serie di meccanismi che sono molto efficaci. Intanto l'obbligo da parte nella formazione delle liste,
che i capolista, per ogni circoscrizione, i capolista, voi sapete, non vengono eletti secondo il progetto automaticamente, ecco, non possono essere per ogni genere più del 60%, quindi ci deve essere una rappresentanza proporzionata. E poi si stabilisce che le liste dei candidati eleggibili debbano essere in ordine alternato e si introduce anche quella che era la preferenza di genere. Quindi, come dire, meccanismi forti, la sanzione non è pecuniaria, ma è una sanzione che porta all'annullamento delle liste, quindi, come dire, sono provvedimenti effettivamente forti, no? Abbastanza efficaci, che dovrebbero essere introdotti con la nuova legge elettorale. E quindi evidentemente dal 2005 ad oggi le cose sono un po' cambiate, effettivamente lo sono cambiate da un punto di vista giuridico. Nel frattempo sono intervenute, non ve le sto ora a analizzare, ma tutta una serie di leggi che favoriscono la presenza delle donne nelle giunte, nei consigli di amministrazione e così via, cioè c'è un, come dire, si è attivato un meccanismo in senso così progressivo verso il favore per una maggiore presenza delle donne nella società e nel mondo e del mondo politico. Devo dire anche i partiti, o almeno alcuni di essi, si sono adeguati a questa nuova realtà. Lo diceva ieri sera il Presidente della Camera: le rappresentanti donne al Parlamento in questo momento non sono mai state così tante, 198, siamo ancora a numeri bassi, 198 su 600, su 615 che sono, 630 che sono i rappresentanti della Camera, quindi un numero abbastanza basso, 198 e 92 al Senato. Quindi, come dire, risultati che possono sembrare avviarci lentamente verso una società politica più matura, in qualche modo più matura, anche se la situazione generale non è certo una situazione che può sembrare sotto questo profilo soddisfacente. Leggevo l'altro giorno una intervista di Christine Lagarde, che è il presidente del Fondo Monetario Internazionale, la quale presentava proprio uno studio sulla condizione femminile, e lei ha parlato in quella intervista di un vero e proprio complotto nei confronti delle donne, che sono ancora molto poco rappresentate. E tuttavia, come dire, speriamo che il trend sia un trend che possa, come dire, ingrandirsi e produrre risultati ancora più soddisfacenti. Devo dire che sarei molto orgogliosa se potessi sentire, molto orgogliosa più che come donna, come cittadina, se potessi sentire affermare, come ho sentito affermare in un'intervista del primo ministro norvegese Erna Solberg l'altro giorno, quello che ha detto in quell'intervista. Cioè, lei ha detto in Norvegia il problema non esiste, cioè nel mondo della politica norvegese essere donne e uomini non fa assoluta differenza, non esiste il problema proprio. E quindi, come dire, auspicherei, spererei che questo potesse accadere anche in Italia. Devo dire, in una giornata come quella di oggi, che è una giornata dedicata alle donne, trasformerei questa speranza in un vero e proprio auspicio, e cioè auspicherei che molto presto, il prima possibile, si possa anche noi, come dire, godere del valore aggiunto che possono dare in una democrazia matura gli apporti che vengono dalle donne e dagli uomini. Grazie. Grazie. Spero di non essere...
Non so se è accattivante, spero di non essere stata noiosa. Guai, invece mi proponevo di dire, perché io avevo avuto in anteprima il resoconto, insomma, quello che ha buttato giù della relazione, e devo dire che letto da me o spiegato da lei stamani c'è molta differenza. Per me è stata accattivante. Ci sono domande? Se volete, per sbloccare il ghiaccio, ho ricevuto due domande via SMS. La prima dice: negli Stati Uniti Barack Obama, a proposito di Selma, credo sia il riferimento al film, no? Quello su Martin Luther King, afferma: stiamo ancora marciando. Si può supporre che a livello di discriminazione forse non siamo da meno allo Stato democraticamente più evoluto? Cioè, immagino voglia dire che anche in Italia stiamo ancora camminando. Come in tutti i paesi. Appunto, sì. Immagino. Ora non so se ho interpretato bene la domanda, non me ne voglia. È ovvio, naturalmente. Voglio dire, il raggiungere quella che è un'uguaglianza sostanziale è naturalmente un problema grossissimo, che ha molte contraddizioni, ha molti ostacoli. Cioè, certo, voglio dire, non farei, ecco, sotto questo profilo dei rapporti, ognuno lo risolve in base appunto a quelle che sono le questioni di casa nostra, ecco. Di casa propria più di casa nostra. Ci sono altre domande? Sì, prego. Visto che l'SMS introduce un po' questo profilo e la professoressa in effetti ha fatto riferimento a un cammino abbastanza faticoso ancora, volevo fare una considerazione. Le quote rosa, quelle cosiddette così da noi, perché effettivamente la disparità qui è una disparità di genere a sfavore del sesso femminile, garantiscono comunque donne un po' particolari, un po' speciali, comunque donne che o non hanno un carico familiare, o hanno una situazione economica estremamente vantaggiosa, o hanno, a proposito di quella sensibilità di cui parlava il Capo dello Stato, una maggior tendenza a rinunciare a un ruolo a cui appunto per sensibilità a volte le donne un po' resistono a rinunciare, o hanno la fortuna di avere familiari, un coniuge che davvero ripartisce il ruolo di cura che fa tanto carico alle donne. Cioè, voglio dire che donne più normali, fra virgolette, hanno comunque difficoltà di avvalersi di quelle quote e spesso anche questa rappresentanza femminile, che comunque è una grande conquista, non rappresenta questa quota di donne e non consente a questa quota di donne di accedere alla rappresentanza. E mi chiedevo quanto può il legislatore intervenire. Faccio un esempio che sicuramente suscita polemica, con interventi del tipo l'astensione per maternità per le donne è obbligatoria e per gli uomini è facoltativa, perché non debba essere un po' obbligatoria anche per gli uomini, cioè possa intervenire in maniera un po' pesante, un po' forzante, ma a creare delle condizioni che facciano avanzare anche il livello culturale da questo punto di vista. Premesso che già il cammino molto faticoso di cui la professoressa ci ha parlato ha portato qualcosa, ma qualcosa a cui probabilmente manca quella eguaglianza a priori che poi consente di avvalersene davvero. Grazie. No, ma ha ragione, naturalmente. Io l'ho detto proprio in partenza: il problema non è un problema solo giuridico, è un problema economico, è un problema sociale, è un problema complesso, cioè non possiamo veramente pretendere di risolverlo in breve e in modo così totalizzante. È sicuramente una questione che appunto rimane complessa, difficile, come lei diceva, e non c'è dubbio. Sì, abbiamo un'altra domanda. Prego. Buongiorno, mi stavo semplicemente chiedendo il perché in Norvegia, lei l'ultima cosa che ha elencato diceva che appunto c'è una parità di genere veramente sentita, insomma, anche ovvia, scontata. Ovvia. Ecco, mi stavo chiedendo a livello storico perché noi qui in Italia non abbiamo raggiunto questa parità. C'è una motivazione storica che porta a questo? Eh sì,
Eh sì, c'è naturalmente una motivazione storica, culturale, sì, voglio dire, culturale, pesa sicuramente, si pesa il ruolo della Chiesa in questa situazione, l'aver relegato per molto tempo la donna in una posizione subordinata, familiare, insomma, certamente, si porta dietro appunto tante questioni. Sì, altre domande? Se no, intanto ne rivolgo una che è arrivata ora. Cosa si sente di dire alle donne che invece pensano che ormai è inutile dibattere su un tema come la parità di genere perché non ne vedono motivo? E sono tante, grazie. Non ne vedono motivo perché non vedono motivo dibattere su queste problematiche perché vedono che un tema come la pari opportunità non ne vedono motivo, probabilmente credo sia un messaggio non interessa, un po' sconfortante, o perché non c'è motivo, perché ormai è una battaglia persa, non lo so. Io l'ho interpretato come che oramai sia una battaglia persa, però io mi limito a leggere. Ma non sono mai perse le battaglie, sì, forse le battaglie, ma noi sappiamo che si possono perdere tante battaglie e poi vincere la guerra, è la forza dell'ottimismo, quella di superare le battaglie e cercare di vincere la guerra, e noi cercheremo di vincere la guerra e perderemo nel frattempo un po' di battaglie, poco male. Ci sono altre domande? Sì, prego. Io faccio solo un paio di osservazioni. Ieri abbiamo avuto il Presidente della Repubblica che nel premiare delle donne che hanno avuto dei ruoli importanti nella nostra società ha comunque ringraziato tutte le donne per il lavoro di cura che fanno nei confronti degli anziani, dei bambini, degli invalidi e via dicendo, rafforzando, ecco, uno, non voglio chiamarlo stereotipo, ma un'attività delle donne che è forse oggi non proprio voluta ma quasi costretta, no? Per cui nelle nostre istituzioni questo tipo di condizionamento ancora permane. Giustamente le hanno subito risposto al Presidente: facci lavorare, aumentiamo il PIL della nazione, magari la cura agli invalidi si trova di farla fare tramite persone più appropriate, facci lavorare, guadagniamo e aumentiamo anche il PIL della nazione. Poi secondo me, oltre all'aspetto culturale, c'è anche un aspetto di potere, cioè ci sono delle classi sociali che combattono contro altre classi sociali. Oggi abbiamo una forte classe economica, capitalistica, che combatte contro le classi opposte. Abbiamo una classe maschile che combatte contro una classe femminile, un potere che si vuole mantenere la propria posizione di potere, oltre a tutti gli aspetti culturali, condizionati ovviamente poi dal ruolo della Chiesa pesantissimo e da altre nelle scuole, nelle istituzioni e via dicendo. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire, ora mi è sfuggita. Ho ricevuto un altro SMS. La scelta nel cosiddetto Italicum di prevedere che almeno il 40% dei capilista, e quindi dei candidati che presumibilmente verranno eletti, debba essere donne, come si spiega? Perché questa scelta, cioè del 40%, e perché non il 50%, è dovuta alla necessità di coerenza con il principio di uguaglianza in entrata? No, è perché appunto in Italia si fa sempre una percentuale bassa, due terzi, un terzo, appunto il 40%, nei dibattiti pubblici ci sono sempre due donne, due uomini e una donna, insomma è diciamo così la soluzione, ora le battute, ma è la soluzione diciamo di compromesso che oggi può essere accettata da tutte le forze, da tutti i partiti, una soluzione che cerca di risolvere il problema mantenendo però, come dire, le distanze che tuttora esistono e che quindi permettono di approvare una legge in questi termini, forse una legge che alzasse diciamo, le riserve non passerebbe oggi, diciamolo pure, non passerebbe, non in questi termini. Sì, scusate.
scusi una curiosità a terra terra. Quali sono gli stati dove il problema, questo problema è più forte? Cioè noi abbiamo una rappresentanza del 40%, in Europa siamo il peggio? No, no, non siamo il peggio, no, no, ci sono paesi no, dove le rappresentanze, no, abbiamo, mi sembra che nella scala, diciamo, mondiale siamo al 34esimo posto, e però dopo la Serbia, il Messico, l'Angola, insomma, in Europa, come le ho detto prima, appunto gli stati, diciamo, più a democrazia più matura sono più avanti di noi, ecco, gli altri. Sì. Per esempio la Francia l'ho avuto per, diciamo, ecco, per esempio nel caso di uno stato vicino a noi, ecco, la Francia per esempio è uno stato che ha avuto analoghi problemi ai nostri, proprio il percorso è stato molto simile, nel senso che erano state introdotte delle quote un po' prima di noi, c'è stata una dichiarazione, un intervento del Consiglio Costituzionale che le ha bocciate e sono state poi reintrodotte, e la percentuale è molto simile alla nostra, è il 41%, ecco il 41%, siamo il 40%, e quindi la Grecia è più bassa, la Grecia è più bassa di noi. C'era qualcuno qui che aveva chiesto il microfono? No, mi sembrava quando sono andato là, vabbè, non... Allora, se mi permettete, faccio una domanda, questo non è un messaggio, è mia, una curiosità da inesperto. Allora, no, e questo problema delle pari opportunità, no? Noi abbiamo avuto esempi in paesi stranieri di primi ministri donne, no? Tipo la Thatcher... in Inghilterra, anche se magari paradossalmente no, proveniente da un partito conservatore che si potrebbe pensare meno sensibile, oppure anche in paesi magari laici ma di religione islamica tipo Tansu Çiller in Turchia, Benazir Bhutto in Pakistan. Come si spiega questo? Come mai questi altri paesi ce l'hanno fatta e da noi magari, da noi e non ora solo da noi. Mi fa una domanda un po'. No, non lo so, era una curiosità che io ce l'ho da... Me lo sono domandata anch'io, devo dire. Non lo ecco, so, perché sembra paradossale, ecco, no? Sembra quasi paradossale, evidentemente le condizioni lo hanno permesso, evidentemente i personaggi che sono stati eletti avevano una visibilità particolare, non... Insomma gli elementi che ruotano intorno a queste scelte sono i più diversi, ora francamente non saprei. Ok, no, diciamo è una, non saprei dire. Una variabile. Okay. Ecco, poi c'è un messaggio che è arrivato anche la seconda volta, io in realtà avevo già ricevuto, che dice: non pensa che il risultato elettorale sia dovuta alla volontà delle donne di non votare altre donne? Sì, 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 lo penso, sì, sì. No, no, lo so, perché per questo dico che è un problema culturale. Quando dico che è un problema culturale, dico che è un problema culturale generale, riguarda gli uomini e anche le donne. Cioè si sa che le donne non votano le donne. È una, così, una resistenza, una diffidenza probabilmente. Devo dire sempre meno motivata, perché le donne che sono state come dire, elette in Parlamento danno come dire, testimonianza di capacità, ma non solo elette in Parlamento, le donne che occupano posti di rilievo, di grandi capacità e anche di esperienza, di professionalità, che non è sicuramente inferiore a quella dell'uomo. Però è così, le donne sono diffidenti nei confronti delle donne. Prima si diceva, tanto tempo fa, non so se vale anche ora, il nemico più pericoloso per le donne sono le donne, e non sono gli uomini, perché, come dire, attuano una serie di resistenze spesso che non sono indifferenti anche nel mondo del lavoro. Poi c'è un altro messaggio che ho ricevuto, che forse amplia ancora di più il discorso.
perché pari opportunità non solo di genere ma anche di età, dice riguardo, scusate mi si è spento lo schermo, riguardo all'ultima domanda perlomeno di quando mi è arrivato l'SMS, in Gran Bretagna hanno introdotto l'obbligo in istituzioni pubbliche, tra cui l'università, di terminare riunioni entro le 16 per evitare discriminazioni non solo di genere ma anche di età. Quindi ecco, insomma, certo, il problema certo, si può estendere, certo, si può articolare, può anche cioè, altre si può piede. Migliorare. Io mi chiedevo, io faccio parte di un'associazione a Firenze e vedo che nel contesto associativo le donne sono in maggioranza, almeno per quello che è la mia esperienza. Quindi questo vuol dire che le donne sono interessate alla politica in senso più generale del termine. Quindi quello che io mi chiedo è, c'è un problema di spazi proprio di partecipazione politica, cioè di accesso delle donne non solo a quelle che sono le cariche elettive, quindi il diritto a essere elette, che ovviamente non c'è per questo discorso dell'uguaglianza in entrata, ma proprio di entrare a far parte di certi meccanismi, di sì, essere certo, candidate. Certo, è certo, questo forse certo, il problema certo, di risolto prima ancora di prevedere... Certo. Come si risolve? Cioè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ripeto, per molto tempo i partiti politici che sono i protagonisti di quella che è la selezione politica si sono posti in una posizione del tutto arretrata. Tra i partiti che oggi hanno modificato i loro statuti e hanno introdotto dei principi di pari opportunità, credo ci sia il Partito Democratico, ma non molti altri, ecco. Sì, per molto tempo questo è stato un problema ignorato, trascurato, per cui le donne non avevano la possibilità, certo. E, insomma, la possibilità, poi appunto la voglia, le opportunità, insomma, è un problema culturale, sociale, è un problema complesso, come dicevo all'inizio, non è che si risolve con le quote rosa, si risolve più lentamente, però aiuta. Le quote aiutano. Ci sono altre domande? C'è un'altra domanda? Sì, io un'ultima osservazione su quel messaggio che aveva ricevuto delle donne che pensano che non sia più necessario, insomma, fare battaglie, diciamo, su questo tema. Forse in questo periodo crediamo che alcuni diritti acquisiti sono diritti acquisiti e non ci rendiamo conto che invece si stanno sgretolando sotto i nostri piedi, per cui anche se noi vediamo delle Merkel, vediamo presidenti dell'Argentina donne, ora non vorrei fare confusione, insomma, grandi regine, abbiamo avuto donne che veramente hanno coperto tutti i ruoli, hanno lavorato bene più quanto come gli uomini, per cui ci si domanda perché diavolo siamo a parlare anche di questi argomenti, no? La storia è piena di donne che hanno fatto dalle rivoluzioni sindacali, cioè hanno coperto, fatto tutto, insomma, bene come e quanto gli uomini, eppure siamo qui a parlarne. E purtroppo sì, si crede che i diritti acquisiti siano diritti, che oggi una ragazzina gli chiedi se le succede qualcosa, lei sa come comportarsi, lei ti dice a voglia, tanto se resto incinta per sbaglio a voglia, le istituzioni eccetera eccetera, invece no, oggi siamo ancora a lottare per mantenere e conservare certi diritti che credevamo, che crediamo, che vorremmo essere acquisiti, invece no, per cui anche se sembra buffo, insomma, però è giusto che le donne tengano l'attenzione alta su questi argomenti che le riguardano. Bene, se non ci sono altre richieste di interventi, ringraziamo ancora la professoressa Crisolia, grazie a voi per la partecipazione e al mese prossimo chi vorrà venire. Grazie.